Ok ragazzi, ciao, rieccoci qui con Far Cry 4, sono diciamo, ufficialmente guarito, vediamo cosa posso fare, nulla, sono ufficialmente guarito, quindi la mia voce è tornata normale, fa cagare anche se sono, la mia voce fa cagare anche se sono guarito, però vabbè, quando sono malato fa ancora più cagare, comunque sia, devo vedere una cosa, scusate ma sto rincoglionendo, mi rincoglionisco troppo la mappa. Allora, dove dobbiamo andare stavolta? Stavolta andiamo. Sapete che volevo? Io volevo continuare a conquistare basi, perché è divertente, però ci sono anche queste missioni da fare. Allora. Devo trovare la missione principale, non ho capito se si è attivata o cosa. Devo trovarla perché mi fa girare veramente le balle sta cosa. Cioè, non c'è, l'ha capito, la missione principale non c'è. Salvataggio ostaggi, non mi frega. Non lo so perché. Vediamo un attimo il filtro. Il filtro, Anita, Sabah. Credo che comunque sia. Non siano missioni secondarie queste qui. Queste lettere con. Diciamo, sono diversi personaggi che ci danno altre missioni. Quindi andiamo da Longiminus, che è il pazzo ed è anche il più vicino. Beh, da qui non posso uscire, no. È qua vicino, quindi andiamo da lui. Ho notato che c'è anche la guida automatica, figata. Me l'ha detto uno di voi, anzi più di uno di voi. Mi ha fatto presente che c'è la guida automatica. Elicotterino, ok. C'è la guida automatica premendo R3. Figo, però mi piace. Cioè, preferisco guidarla io la macchina. Anche perché se ci schiantiamo, sapete che risate. Sapete che imprechi. Vabbè, qua vici. Oh Cristo, mi hanno già beccato. Oh. Olè. Allora, vediamo che ci dice il pazzoide. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Salmi 23, versetto 4. Che bello rivederti, Ajay! Sei qui per il volere del Signore? Immagino di sì. Ho una confessione da farti, Ajay. Io temo il male. Non parlo del male dell'uomo, perché quello si gestisce. No, temo il male dentro me stesso. Ricordi i miei peccati? Gli orribili affari che ti dicevo? Stai parlando dei diamanti, giusto? Sì, e il sangue dell'agnello lava tutti i peccati. Ma per purificarmi, devo pentirmi e fare un atto di contrizione. Ci sono altri peccati simili qui a Kirat. E devono essere trovati. Inizia a cercare una pecorella smarrita. Seguila e ti porterà a un cavo. Portami ciò che contiene. Ok. E chiamò insieme gli amici e i vicini e disse: gioite con me, perché trovai la pecora mia, quella perduta. Madonna, quanto è schizzato sto personaggio. Ma credo che Vass sia difficile da superare, eh. Allora, raggiunge la posizione indicata. Prendiamo l'elicotterino. Facciamo più fretta. Guardate che spettacolo. Entro. Oh cazzo. Seguilo rimanendogli vicino, eh. Che cazzo. Io ho l'elicotterino. Atterro qui. Cazzo, mo?
proprio del furgone. Devo seguirlo, forse tanto ce la faccio, cioè. Basta non fare cazzate, riesco a rimanere vicino senza farmi beccare. Andato di qui giù, qui giù. Adesso mi avvicino. Cerchiamo di stare a circa 30 metri, credo. Porca puttana. Mi ha beccato, c'era un cazzo di... C'era un furgone prima di guardia, porca vacca. Ma almeno non è fallita completamente la missione. Devo solamente seguirlo adesso. Oh. Checkpoint. Ehi, bello. No, che cazzo fai? Vediamo che ha. Chiave del cavo. Qui. Siamo vicini tanto. Ah, ci sono gli amichetti. Faccio il giro. Ma che... Cavo me lo segna sotto di me. Merda, si passa da qui allora. Non può essere andato lontano. Cos'è stato? Ehi, cercate. Se trovate Gal, sparate a vista. È sotto, c'è un'entrata sotto. Non puoi nasconderti per sempre, Gal. Ecco perché. Ah! Mancato. Preso. Io ti ammazzo. Ma cosa vuoi ammazzare? Giù. Piazza pulita prima. Kit, me lo prendo. Diamante insanguinato, preso. Faccio prima il rifornimento. Ma la granata non la prende? No, ne ho già tre. Non ne posso prendere di più. Qui? No. Che me ne vado, c'è il furgone. Ma che cazzo, c'è un cecchino. Beccato. C'è altro stronzetto qui. Shhh, silenzio, silenzio. Via. Dio santo. Scusate un secondo, devo vedere una cosa, scusate, ma devo vedere. No. Spero che sia per la radio, perché... No, facciamo così. Vediamo qui, no, qui non c'è niente, gioco campagna, vediamo qui, guida, interfaccia. Che mi dà fastidio, cioè, credo sia la musica della radio, vabbè la lascio così, poi ogni volta la disattivo, che cazzo me ne frega. Che
mi dà fastidio la musica indiana. Vabbè, il vetro è di nuovo? Che cazzo? Ma sfondiamo il finestrino. Allora, devo cercare una strada che mi porti là in fondo, perché sto sbagliando la strada. È qua. Minchia, me la farei a nuoto, ma ho paura che ci siano i pescioloni. Quanto è distante? Ah, comunque devo ucciderlo il tizio. O devo seguirlo. Prima devo seguirlo. Adesso mi dice direttamente di ucciderlo. Andiamo. Fatto, di qui, di qui, di qui. Di qui lo raggiungo. Oh cazzo. Corro, 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 corro. C'è sicuramente un avamposto nemico qui in zona. Dio benedica il ponte. Credo che mi avrò perso comunque. Che mi sta avvicinando. Qui lo devo uccidere al tizio. E prendergli la chiave per il prossimo cavo. Vediamo. What? Non ho capito che cazzo è successo, ma vabbè. Dita fulmine. Oh. Quindi, vediamo il menu abilità. Dita fulmine mi ha sbloccato. Che diamolo è questo? Velocità di ricarica. Costo 4. Sti chezzi. Non lo faccio ora di certo. Vabbè. Vedete, se premo il tasto share, che è il tasto più grande nel joystick, cioè più che altro sullo sfiolo, mi apre il menu. Ecco perché succedeva sempre il casino. Comunque, vediamo la prossima missione dov'è. Vediamo, vediamo. Qui. Però. No, non c'è nessun però. Forse. Ok, c'è lo spostamento rapido perché è lì sotto proprio, quindi facciamo in fretta ad arrivarci. Beh ragazzi, vi sta piacendo? Vi sta piacendo? Ditemi di sì, perché a me sta piacendo un casino. Comunque, inizio GTA 5 domani, credo. E poi lo alterno con Far Cry 4. Saresti più tornato. Ciao bello. Non chiedermi favori perché veramente proprio no. Mica, ma che c'è il segno del campo minato, ma se ci metto il piede proprio muoio. Il problema, sapete qual è? Non mi fa sdraiare completamente, peccato. Ma quale mortaio? Come mi ha detto? Evento ostaggi. In realtà stavano sparando, mica erano prigionieri. Oddio, posso passare di qui? No, che palpebre. È qui. È proprio sempre in luoghi assurdi questo stronzo. Ma che? Cambia sempre posto. È qua sopra.
Eccolo. Ajai, che ogni uomo che ha orecchie per udire, oda. Apocalisse 13:9. Sto preparando le prediche. Un sacco di prediche. L'umanità dovrà temere. Racconteranno l'opera di Dio e vedranno quello che egli avrà fatto. Per te invece ho un'altra pecorella smarrita. Trovala, seguila e riportami quello che trovi. Cioè, seriamente devo andare a cercargli un'aquila smarrita? Raggiungi la posizione indicata. Viva il quad! Cioè, spero non intenda veramente un'aquila, ma magari una persona, non lo so. Oh cazzo, gli elefanti! No, 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 ragazzi, no, 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 no. Aspetta, cosa faccio? Ne cavalco uno, posso? Avevo l'abilità. Sì! Andiamo in grappa all'elefante! Ah! Mi vengono i brividi! Madonna, quanto è figo! Oh no! Certo, non è... Anzi, è anche veloce, eh! C'è anche la corsa! Oddio, non è che si sfonda il ponte perché è troppo pesante. Contrabbandiera avvicinamento non farti scoprire. Da dove cazzo arriva? Ma se... Ma in preda un elefante mi vede? Cioè, in preda? In groppa! Devo scendere, devo scendere. Faccio seguirlo, porca puttana. Non ho una barca. Oh, qui c'è. Qui c'è il motoschifo. Non l'ho visto. Comunque è figo l'elefante, eh? Cioè, sicuramente lo userò anche più avanti. Magari per liberare qualche roccaforte. È cazzuto l'elefante. Sicuramente ci porta qualche zona di contrabbando, qualche caverna. Troppo lontano, ma se lo vedo è davanti a me, cazzo, troppo lontano. L'arco è troppo figo, però il fucile di precisione è il fucile di precisione. Allora, vediamo quanti sono. Bandiere, sono tre. Ah, sto per fare un doppia kill, ma è più importante. No, ho mancato. Ah, me lo immaginavo, ce n'è altri. Bastardo, sta fuggendo. Non è solo, infatti. Prende la sua roba. Dammi tutto ciò che hai, bello. Chiave del cavo. Dov'è il cavo? Li devo affrontare per forza. Metto un ragazzo di cambiare l'arco e di comprare un altro. Uno dallo shop devo comprarne. L'arco ricurvo mi pare mi abbia detto. C'è stato uno. Nella schiena. Piano. Beccato. Beccato. No, non è vero.
Wow. Prendiamoci l'altro diamante. Oh merda, qui c'è più gente. Oh. No, per là c'è una bomba. Una granata, però non lo so. Ho paura ci fosse altro esplosivo qua piazzato. Non vorrei saltare in aria con tutta la baracca. Porca troia. Diamante insanguinato. Ma ecco, adesso mi aspettano fuori. Ciao. Oh Jesus, no. Cioè, non ci credo. Mi sono salvato a culo. Ma perché avevo così poca vita? Non so se riesco ad entrare qui, però porca troia. Devo uscire. Oh, andato. Adesso gli regalo un bel confetto a quelli lì. Toh! Pezzo di merda, tu e le tue molotov. Ah, ho finito i confetti, merda. Vai giù. Ecco a fianco. No. Ho finito i colpi sul più bello. Sì, vabbè, vado a fuoco perché ho freddo. Io da questo schifo. Non ho ancora capito dov'è la zona dei pesci. Quelli strani. Non mi ricordo mai il nome. Pesce demone mi pare si chiami. Ecco, non ho capito se sono in tutti i fiumi o solo in alcuni. Perché mi vorrei fare ad esempio un giorno mi vorrei fare una bella nuotata. Ma che mi frega se è già qui? Ah no, è un fiore quello. Ripio, guardiamo così. No, dai, no. Non rischio. Torniamo con il diamante. Vabbè. Messo. Questa non l'ho letta. Missione completata. Vediamo questo qua dice. Adesso vediamo. Prossimo. Aspetta, perché aspetto che magari mi dica la prossima, un'altra missione di Longinus. No, per ora no. Quindi praticamente mi resta da fare, perché Longinus vedo che è sparito, non c'è più. Qui mi tocca fare. Perciò vado a liberare la torre perché mi serve. E poi vado qui a fare la sua missione. Mi piacerebbe anche liberare la fortezza, ma dubito di farcela. Ciao amici. Mi prendo il quad. Oh Gesù. Ci arrivo in 2 secondi, ragazzi. Oh, l'elefantino. No, per... Oh, Gesù. Per liberare la fortezza bisogna che prendo un elefante se c'è in zona. Cioè, sarebbe figo. Sfondiamo tutto. Apriamo anni. Ok, c'è questi. Aspetta, che zona è questa? Ci dovrebbe essere un tipo di animale qui. Non me lo segna. Dovrebbero esserci orsi. Ma quelli non sono assolutamente orsi. Fammi vedere. Fai da te. Macaco, no? Cinghiale. Yak. Sarà uno yak questo? A me non sembra. Aspetta, dove stanno entrando?
Ma lì c'è un passaggio. Oh Cristo, voi scommettete che c'è un orso qua dentro. Spina dorsale. Vediamo. No, non c'è niente. A parte questo che non... Oh, aspetta, aspetta. Ecco. Arriviamo sopra allora. Facciamo prima. Vedete l'esplorazione a cosa porta? Abbiamo anche la tuta alare, quindi mi posso lanciare da... Se, vabbè. Mi porta sopra. Ah, ok. Stavo già impazzendo. Possiamo andare, sì. Vedete, anche la questa cosa del rampino è figa, eh. Mi piace come idea. Cioè, da qui possiamo lanciarci con la tuta alare. Devo ricordarmi come si attiva, però. Mi sembrava che fosse... No. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Spromi a paia. Come sono in volo, tipo premi il tasto per la tuta alare. Sì, perché tanto da qui ci dobbiamo lanciare, per forza. Me lo sento. Vedete questi? Che cazzo sono? Oh Cristo, oh Cristo. Non si stanno incazzando, no? No. Che già ho? Ho un caricatore e 15 proiettili di scorta. Oh, guardate, guardate lì cosa c'è. Prendiamo quello per accorciare la strada. Piano. Ok. Deltaplano. Vamos. Sì, accorciamo. Credo che ci arriviamo proprio giusti giusti. Non vorrei sbagliare, ma vista l'altezza probabilmente ci arriviamo perfettamente. No, non la uso la tuta alare. Non la voglio usare. Comunque L3, ok. Perfetto. Perché diamine dovrei usare la tuta alare? Guardate, c'è la... Facciamo così, ve la faccio vedere appena ci stiamo arrivando, giusto per testarla. Se crepo mi incazza come una bestia. Mentre siamo... Aspetta, Mentre siamo sopra la uso. Sotto di me c'è una situazione ostaggi da liberare, ma non me ne frega un cazzo. Guardate. Olè! Che figata. Ma scusate, ma poi come cazzo faccio ad atterrare? Ma guarda che mi sfracello. Con la tuta alare. Oh Cristo. Cioè è figa. Non dico quello assolutamente, ma... Ah ok, posso attaccare il paracadute premendo spazio. Sì, spazio. Premendo il tasto X. Infatti mi stavo già per schiantare. Fortuna che l'ho premuto a cazzo. Tra l'altro ho già scalato metà torre, però sto girando in tondo. Aspetta. Come cazzo? Ah, ecco. Non l'avevo visto. Segui un annuncio del Ministero degli Affari Pubblici e dell'Armonia Sociale. Niente aquile? Oh, che bello. Dove? Garantiranno alla nostra patria un posto nel mondo per l'iniziare. Ecco. Il sentiero d'oro vuole gettare i frutti del suo lavoro. Siate fedeli a Pagan Mini e mettete fine al sentiero d'oro. Ma che cazzo stacca? Che la luce di Pagan sia con voi. Mi devo dondolare.
Perfetto. Tra l'altro è la prima volta che mi è capitato di fare una cosa del genere in una torre. Tutti morti. Olè. Aspetta te. Vediamo cosa mi dice. Ma aspetta. C'è una situazione ostaggi sotto di me. Se è solo uno lo faccio fuori. E minchia non muore, guardate. Ma c'è! Quanto gli ho sparato? Gli ho salvato il culo, però. È lì, lo vedo. Eccolo, eccolo. No, però c'è una granata. Devo scendere, devo scendere. Vabbè, cavatela da sola. Cavatela da sola. Cavatela da sola. Io lavoro maggiore l'ho fatto. Minchia, ancora lì. Centro. Devo anche liberarlo. Minchia, ma vuole anche una fettina di culo? Se ti prego, abbi pietà, ti prego. Abbi pietà, ti ho liberato. Allora, vediamo un secondo. Abilità 3 punti, tra l'altro. Oh, queste cose mi servono, guardate. Abbattimento, devastatore incendiario. Mi servono. Devo farle. No, non ho guardato quello che dovevo guardare, ossia la mappa. Allora, ho sbloccato sta zona, quindi vediamo, vediamo, vediamo. Mica proviamo a sbloccarlo. È una pazzia, perché non è da fare da soli, ma ti cazzi. Urla quanto ti pare. Non me ne frega un cazzo. È da fare sempre in coppia sta cosa del... di libera la fortezza, ma io non ho amici, quindi la libero da solo. Allora, ecco, ecco, aspetta, 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 minchia, aspetta un secondo, perché non mi ero reso conto di che. Oh cazzo, pensavo fosse strada dritta, dobbiamo arrivare là sopra. Ma cazzo faccio arrivare io là sopra? Non ci arrivo, col deltaplano non ci arrivo, mi pare, Perché il deltaplano tende a scendere verso giù. Vabbè, facciamo un... proviamo. Non va proprio dritto dritto, Man mano che tu vai avanti scende verso giù. Ecco, infatti, sta già scendendo, infatti. Cazzo faccio. No, seriamente, una zona del genere come cazzo la raggiungi? Come ci sali qua? Viro. Ho capito, praticamente c'è la stradina qui, la vedete? La stradina che collega tutto lì. Se la faccio riesco ad andare là sopra. Ho i miei dubbi, ma... Minchia, forse ce la faccio di... No, no, non ce la faccio. Di qui sì. Mi schianto, ma va bene così. Wow! Ce l'abbiamo fatta. È ora di liberare la fortezza. E salvare la principessa. Ah no, quello è un altro gioco. Vediamo. Stranamente non ci sono soldati. Devo stare attento. Cosa? Casa Gale. Abbiamo sbagliato strada.
Perché qui è la lettera Y verde. Io volevo andare alla fortezza che è oltre. Addirittura è oltre. Minchia. Che avete USB? Carbonite lancia fiamme. Ma dai, io come cazzo faccio a arrivare? Aspetta. Diario di Mohan Kale. Merda. E quindi come faccio ad arrivare dall'altra parte? Fai vedere. Cioè è proprio qui dietro. Ma che due balle. Credo, ma soprattutto spero che ci sia una stradina di qui, se non mi ammazzo. No, non c'è una stradina da qui. Perfetto, quindi dobbiamo fare la sua missione. Magari nel prossimo video libererò la fortezza. Che due palle fumanti. Vediamo. Ah. Cosa? Budellarlo al contrario? No, non so se si dice, non puoi ribudellare. Tipo smettere e mettere? Oh merda. Oh, non ci va, non ci va, non ci va, non ci va. Sì. Benvenuto, fratello. Sei in un luogo di pace, dove i demoni della vita moderna non possono raggiungerti. Sei al sicuro. Oh, amico, non ci vai, non ci vai. Viene da lontano in cerca di risposte. Noi abbiamo le risposte. Per una modica cifra. Giusto, tutto ha un prezzo. Percepisco. Percepiamo. Percepiamo? Che vuoi sapere chi siamo? Sì, io sono Yogi, lui è Reggi. Yogi. Ma tu, straniero, tu. Tu sei figlio di una leggenda. Eh? Vedo un mondo di pericoli, una madre dal cuore nero. Ma Jaigal! Benvenuto nell'ashram del guru. Perché sei qui? Questa è casa dei miei. Perché non ve ne andate? Oh? Casa? Perché vuole che ce ne andiamo? Non lo so, chiediglielo. Chiediglielo tu. Ehi, sono qui. Ah, è qui. Buon per lui, sa dove si trova. Ok, benvenuto, entra. Sì, del resto, tu casa è tu casa. Da, ora puliamo. Ce ne andiamo presto. Ma prima, un bel calumè della pace, mentre vediamo i dettagli. Immagino che ti piacciono. Sai cosa? Direi che mi sta bene. E comunque, che cosa fate qui? Ajay, rappresentiamo gli interessi di una certa mediatrice. Sì, sono sicuro che vorrebbe conoscerti di persona, in carne e ossa. E te sei la carne. Beh, se non è la carota... Gli piacerà almeno il bastone. Ehi! Ma che co... Ops! Tanti saluti alle buone maniere. Si diceva che chi si droga ti spegne. Oh, drogato. Madonna. Sembravano anche dei simpaticoni. Chissà dove cazzo siamo finiti adesso. Immagino, perché già in Far Cry 3 c'era, diciamo, una sorta di sogno strano. Immagino adesso se è la stessa cosa. Tette! Il sogno inizia bene, eh? Tette! Doppia razione di tette. Il sogno è iniziato benissimo. Per chi esultate? I coraggiosi elefanti? Per le tigri feroci? O forse esultate per i terroristi? Figlio del terrorista Mohan Kale! Fuggitivo del sentiero d'oro! Assassino di uomini innocenti, di donne e figli del Kirat! Ha abbandonato il suo popolo per vivere nella depravata America! Aia! Ma ora ritorna! In catene!
per essere giudicato. Giudicato da voi, popolo del Kirat. Ajaigal! Non è un sogno. Alcuni credono che tu possa cambiare le cose, Ajay. È il momento della verità. Guarda i tuoi piedi dentro l'arena. Troverai una lama nella sabbia. Se non sopravvivi, non c'è speranza per noi. Oh, Ajay. Benvenuto nell'arena di Shanath! Oh! Che comincino le... Cazzo. Round 1. What? Cosa? Minchia. Cioè, allora li mitra e io un cazzo di coltello? Ho la macchina fotografica, perfetto, ma che cazzo sono? Adesso vedi. Ah, i tuoi animaletti sono morti. Cazzo. Merda. Ti trasformo parte in un trupo. Cazzo. Una granata addirittura. È una molotov. Che diamine è questo? Dov'è l'altro? Ne manca uno. Ottimo, mi sto divertendo. Alle scommesse per il terzo round. Chi vincerà? Io. Wow, wow! Cazzo di ghepardo! Vai, vai, vai. Fine di curarmi. Non ho kit, quindi voglio stare un po' in copertura. Aia. Chi è il bastardo che mi ha lanciato un coltello? Aspetta, 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 aspetta. Ok, vado. Perché combattono fra di loro? Praticamente. Oltre che contro di me. Oh Gesù! Molto male. La sto cavando, dai, dai, dai. Grazie della granata, ma potevi tenertela. Chi è il capo? Vi sborro tutti. Il popolo si è espresso, signor Khan.
Io ho il cazzo più grande. Penultimo, ah. Ok. Sono pronto. Cinque stronzi. Seccati, ne mancano due. Qualcuno l'ho beccato per forza. Quello è corazzato. Ma è morto lo stesso. Vittoria. Oh yeah. E fa anche il segno. Acclamatevi, stronzi. Oh, è stato divertente. Però voglio ammazzare quei due che mi hanno drogato. Vieni con me. Hai cercato di uccidermi. E ora non più. Sai cosa? Fanculo. Fermo. Oops. Stai qui. Ascolta, ti prego. Vola la mia famiglia. Finché non è al sicuro, devo fare tutto quello che vuole Pagan. E cosa posso farci io? Il sentiero d'oro vuole Pul morto. Io rivoglio la mia famiglia. Possiamo aiutarci. Come? Posso darti accesso alla fortezza. Oh, Ajay. Vacci piano, corregge Yogi. Sono pedine. Come metti? Vuoi entrare nell'arena? È il figlio di Mon! L'arena. Battaglie senza fine, sfida. Senza. Sfidarmi. Per ora no. Però lo farò più avanti, sicuro. Tutti mi conoscono, sono una leggenda.